Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati. Oggi con tre semplici ingredienti realizzeremo un secondo piatto. Fa parte della tradizione lucana e lo ricordo fin da piccola ed era spesso la nostra cena, semplice però gustosa. Avremo bisogno di patata, una fettina di carne a testa e della cipolla. E poi va bene, olio, sale e pepe come sempre. Andiamo a vedere come fare. Devono essere sottilissime perché altrimenti si sfaldano e non va bene. Le lasciamo in ammollo nell'acqua fredda, così perdono un po' di amido, e nel frattempo ci prepariamo la carne. In una padella mettiamo un filo d'olio generoso e iniziamo a far riscaldare, e ci prepariamo un po' di cipolla, anche questa in maniera generosa a chi piace ovviamente. Due parole riguardo alla carne che utilizzeremo. Io oggi nello specifico utilizzo una carne di vitello molto tenera, però in realtà per questa ricetta andrebbero i fegatini, i cuoricini e i pancini dei polli, che vengono ancora più saporiti. Poi la farò, ma il procedimento è identico, quindi basterebbe poi sostituire la carne con le frattaglie di pollo. Nel frattempo che la cipolla inizia ad andare, noi prendiamo la fettina e la iniziamo a tagliare a tocchetti non piccolissimi, perché tanto poi si riduce, quindi ecco. Poi per la quantità, voglio dire, se ci si regola un po' a persona, grosso modo una patata a testa di media grandezza e una fettina, questa è anche abbondante a dire il vero, però un po' a nostro gusto possiamo fare. Nel frattempo che la carne cuoce, ci prepariamo la padella per cuocere le patate. Mettiamo il solito filo d'olio, abbondiamo un pochino con l'olio, aspettiamo che si riscalda per bene e poi mettiamo le patate appena sgocciolate. Arrivati a questo punto a cottura, uniamo la carne alle patate. E adesso facciamo insaporire per un paio di minuti tutti e due gli ingredienti insieme. Il piatto è praticamente pronto, però noi lucani abbiamo questo che è un nostro praticamente prezzemolo, lo mettiamo un po' dappertutto, il nostro peperone crusco. Questo qui lo puliamo dalla polvere, lo spezzettiamo un attimino e lo aggiungiamo. Questo ci dà un po' di carattere. Thank you.